Sophie Codegoni lascia il programma Avanti un altro e Antonella Fiordelisi non prenderà il suo posto. A dirlo in modo diretto è Sonia Bruganelli, la produttrice del popolare quiz show di Canale 5. L'ex moglie di Paolo Bonolis si è espressa sui social dopo che sono circolate voci riguardanti delle trattative tra il programma e Fiordelisi. Non c'è nulla di vero. Bruganelli ha smentito tutto definendolo come una notizia falsa e ha approfittato dell'occasione per annunciare, in modo piuttosto deciso, che Sophie Codegoni non farà più parte del cast nella prossima stagione. La nuova edizione di Avanti un altro non avrà né il volto di Codegoni né quello di Fiordelisi. Quindi, avanti con altre novità. Per ricoprire i ruoli più ambiti del preserale di Canale 5 potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese. Ma sicuramente non ci saranno ex concorrenti del Grande Fratello, naufraghi dell'Isola dei Famosi o altro. Tutte le informazioni ufficiali riguardanti i casting e la scelta dei personaggi le troverete qui. Queste sono state le parole di Bruganelli sul profilo Instagram di SDL.tv, la sua casa di produzione. Qualche settimana fa è emersa una ricostruzione secondo cui Sonia e Sophie si sarebbero trovate coinvolte in una violenta lite dietro le quinte di Avanti un altro. Qualcuno ha persino sostenuto che fossero arrivate quasi alle mani. Bruganelli si è affrettata a smentire. Con tutto il rispetto, ma pensate davvero che due donne possano picchiarsi e arrivare alle mani? Due mamme? Per favore. Va bene il gossip, va bene quando è divertente o c'è uno scoop, ma questa è una cosa che non ha senso. Inoltre, vi chiedo ancora, davvero pensate che una scena del genere sia possibile? No e nessuno può smentire ciò che ho scritto. Sonia e Sophie lo sanno bene. In realtà, l'ex moglie di Bonolis ha smentito di essere arrivata alle mani, ma non ha negato che ci siano stati disaccordi con l'ex tronista. Sta di fatto che, attriti o meno, Codegoni, dopo aver ricoperto il ruolo di Bonas, è ufficialmente fuori dal cast di Avanti un altro. E non c'è alcuna possibilità per Fiordelisi. Sorprende anche il fatto che Bruganelli abbia specificato in modo deciso che non prenderanno concorrenti dall'ex Grande Fratello VIP o dall'Isola dei Famosi. Chissà perché ha voluto sottolinearlo. Inoltre, è importante notare che non è stata rivolta alcuna parola di ringraziamento a Codegoni, come avviene di solito. L'anno prossimo, salvo sorprese, andrà in onda l'ultima stagione del quiz show condotto da Paolo Bonolis, che di recente ha ribadito la sua volontà di ritirarsi dalla televisione a breve. Tuttavia, non tutti credono che il presentatore romano si ritirerà completamente dalla vita pubblica. Ad esempio, Jerry Scotti è convinto che il collega continuerà a lavorare in televisione ancora per molti anni. Cosa pensate della Bruganelli? Scrivetelo nei commenti.